In attesa della neo segretaria nazionale del Partito Democratico Eily Schlein, approda Udine Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, in appoggio al candidato alla presidenza del Friuli Venezia Giulia del centro-sinistra Massimo Morrettuzzo. È sostenuto da un'ampia coalizione, oltre al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle. Ma noi abbiamo iniziato a scrivere il programma innanzitutto in modo partecipato, coinvolgendo tante cittadine e cittadini del Friuli Venezia Giulia, mettendo al centro della nostra riflessione, della proposta che vogliamo fare, le questioni chiave per il nostro territorio. Sicuramente partiremo dalla sanità, che diventa davvero un tema centrale in questo momento storico, una sanità che è in grandissima difficoltà. Vogliamo ripartire dal confronto con le donne e gli uomini che lavorano dentro il Servizio Sanitario Regionale e che oggi stanno letteralmente scappando perché non trovano la possibilità di dare risposte ai bisogni di salute delle persone che invece hanno bisogno di avere un servizio sanitario presente, vicino ai territori, in grado davvero di dare le risposte più urgenti. Poi lavoreremo molto sul tema del rapporto fra la transizione ecologica e il lavoro. Noi crediamo che si debba assolutamente essere consapevoli che viviamo una fase in cui il clima sta cambiando rapidamente, che la piovosità si è dimezzata letteralmente nello scorso anno rispetto al trentennio precedente, che rischiamo di affrontare una siccità molto più drammatica di quella che abbiamo vissuto lo scorso anno. Ecco, in questo contesto serve subito mettere in campo tutte le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici rispetto al comparto del mondo agricolo, a quello turistico e anche a quello industriale. E quindi dobbiamo essere consapevoli che la politica dei bonus, come abbiamo visto in questi 5 anni, non è sufficiente, non è giusta e che le risorse vanno impiegate nel modo migliore, facendo attenzione a non lasciare indietro nessuno. E quindi un'idea di regione solidale che guarda al futuro, consapevole che tutti i territori della regione devono essere coinvolti. Ci sarà un focus importante sul tema degli enti locali, anche lì grande difficoltà da parte dei piccoli comuni in particolare che hanno perso oltre 2.000 dipendenti negli ultimi 20 anni. Ecco, noi abbiamo un'idea di regione policentrica che è in grado di riconoscere i singoli territori, di aiutare i comuni a svolgere fino in fondo il loro lavoro. Quindi grande attenzione al mondo dei nostri sindaci, grande attenzione a difendere le loro prerogative per riuscire davvero a difendere le nostre comunità. Ma il dialogo fra tutti i componenti della coalizione è un dialogo molto positivo, che è partito da subito con un confronto franco, serrato, e pur essendo una coalizione che ha delle diversità al suo interno, queste diversità stanno diventando una ricchezza oggi, nella consapevolezza che la vera coalizione noi vogliamo farla con le cittadine e i cittadini del Friuli Venezia Giulia. E quindi da subito abbiamo iniziato anche davvero un confronto molto aperto. Lo stesso programma che abbiamo depositato assieme alle liste elettorali è un programma che abbiamo scritto assieme a giovani, assieme a rappresentanze del mondo del lavoro, assieme a rappresentanze del terzo settore. E quindi la volontà davvero di proseguire in questo percorso di confronto e di apertura di spazi di democrazia vera. Anche perché abbiamo davanti un pericolo che è quello dell'astensionismo. Noi davvero invitiamo tutte e tutti a partecipare al voto con convinzione il 2-3 aprile perché il cambiamento dobbiamo scriverlo assieme, non possiamo pensare di delegarlo a qualcuno.